Massimo Mallegni, ospite nell'ultima puntata di Botta e Risposta, ha parlato della situazione della salute dell'acqua nelle scuole. Tornerà l'acqua in bottiglia, viste le perplessità di alcuni cittadini, di alcuni genitori di bambini che frequentano le scuole. Non ci saranno modifiche invece al piano della sosta, che ha portato numeri interessanti per le casse comunali. Sentiamo questo servizio. Se i genitori ritengono che di non voler dare l'acqua del rubinetto, che è pulita, che è in ordine, e non lo dico io che non ci capisco niente, ma lo dice l'ASL, lo dice la nostra azienda gestrice del servizio idrico integrato, l'amministrazione comunale darà le bottigliette, qual è il problema? Cioè, ma non ci sono assolutamente problemi, chi vuol bere l'acqua del rubinetto verrà l'acqua del rubinetto, chi vuol bere l'acqua in bottiglia verrà l'acqua in bottiglia. Domani mattina do disposizioni perché nelle scuole vengano portate le bottiglie, così almeno siamo tranquilli. E la questione è risolta. L'acqua io però bevo quella del rubinetto. Dagli studi di Botta e Risposta, il sindaco di Pietrasanta, Massimo Mallegni, ha annunciato il ritorno dell'acqua in bottiglia nelle messe scolastiche. Ospite della trasmissione del giovedì sera, in diretta, così ha risposto al messaggio di un genitore preoccupato che i bambini tornassero a bere l'acqua in brocca, nonostante l'esito positivo delle analisi sul taglio nelle scuole. Tra WhatsApp e commenti in diretta Facebook si è parlato anche di parcheggi. Il piano della sosta, entrato in vigore a gennaio, non sarà modificato, ha assicurato Mallegni. Lo sbigliettamento, cioè i ticket emessi dalle macchinette, è aumentato di 150.000 euro, mentre le contravvenzioni, tanto temute alla vigilia, sono calate di 87.000 euro. 87.000 euro in meno e al 30 di settembre. Poi dobbiamo ancora arrivare alla fine dell'anno. C'è uno sbigliettamento in più importante, pensate che da giugno a fine d'agosto 7.500 bigliettini di cortesia, quindi 7.500 persone non hanno pagato il parcometro. Quindi per noi è un mancato incasso e abbiamo incassato di più. Sulla ZTL in centro storico il sindaco ha rivendicato un'azione di pulizia sui permessi dopo l'introduzione dei varchi elettronici. Gente che faceva tre fotocopie dello stesso permesso, poi la stessa gente, e se sono alla televisione li guardo negli occhi, la stessa gente che poi faceva polemica sulla ZTL. Vergogna. Ma poi abbiamo beccato. Intanto il sindaco Mallegni ha nominato il nuovo presidente del CAV, Centro Arti Visive. Si tratta di Liliana Ciaccio, che è il successore di Francesco Spina, che si era dimesso nelle scorse settimane per motivi legati alla sua professione. Dipendente del Ministero dell'Istruzione e membro del comitato di gestione del CAV, Liliana Ciaccio è pronta a raccogliere dunque il testimone e assicura realizzare il rilancio del Centro Arti Visive. Torniamo a parlare adesso di lavoro, situazione complicata anche per le lavoratrici, i lavoratori delle ditte di pulizia.